Oroscopo di oggi in 2 minuti, è il 4 di ottobre 2024, la luna passa in bilancia ma entra subito in scorpione e infatti l'astrologa è leopardata. Così preparatevi perché avremo un venerdì in cui il cuore sarà più aperto del solito e soprattutto sarà aperto a dialogare con i sentimenti non solo propri ma anche degli altri. Tutto merito del grande triangolone Venere, Marte, Saturno, tutti a favore. Oggi anche San Francesco che ha detto una frase molto bella che è: cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, vedrete che all'improvviso vi sorprenderete a fare anche l'impossibile. Ma vediamo l'oroscopo, succede che l'Ariete si accontenta di arrivare alla fine di questa giornata e di questa settimana che sono state effettivamente pesantucce, l'impossibile lo lascia serenamente a qualcun altro. Il Toro sente che sarà un weekend difficile perché la Luna e la Venere sono entrambi in opposizione dallo Scorpione. E tutto questo lo renderà malmostosissimo. I gemelli fanno esercizio di mantenimento della calma, soprattutto nei confronti dialettici, ma ce la fanno, mentre il Cancro porta indomito la fiaccola dei progetti relazionali e non ha alcuna paura di scottarsi perché lui, anzi, in questo periodo le storielle così leggere e spensierate gli fanno proprio strabuzzare gli occhi. Il Leone è pronto a chiudersi in una spa per tutto il weekend, oppure se non c'è niente di meglio va bene anche il sarcofago perché ha proprio bisogno di silenzio e comunque sarebbe intrattabile. La Vergine, con tutti i pianeti retrogradi che ci sono in questo periodo nel cielo, è pronta a rileggere anche i diari che aveva scritto alle superiori. Nulla è lasciato di non ripensato, mentre la Bilancia lasciatela in pace perché deve rimettere in ordine tutte le richieste che da oggi vuole fare al suo partner. Tieniti pronto, caro partner, che arriva con la lista. Lo Scorpione si sente quasi quasi pronto a fare miracoli. Taumaturgia, portami via proprio. Il Sagittario non sente ragioni e soprattutto non vuole sentire consigli, perché da buon segno di fuoco fa di testa sua. Il Capricorno, per fortuna, la luna storta ce l'avrà solo di mattina, il pomeriggio migliora decisamente, quindi decide che questo weekend inizierà subito dopo pranzo. L'Acquario pensa invece che il weekend con la luna storta non se lo meritava, soprattutto non se lo meritava il partner, che è quello che ne risentirà di più. L'Acquario in fondo c'è abbastanza abituato. E infine i pesciolini sentono che i sacrifici sono tutti a fin di bene, soprattutto il bene più importante, cioè quello del cuore. Quindi smettono di lamentarsi. Ciao!